tutti, siamo in via Bellinzaghi 11 e stiamo facendo un sopralluogo, Yolanda Nanni e Eugenio Casalino, portavoci del Movimento 5 Stelle Lombardia, per verificare lo stato di degrado di questi palazzi dell'Aler, in quanto abbiamo ricevuto segnalazioni dagli inquilini e dal comitato di via Bellinzaghi 11 sulla necessità di interventi urgenti a fronte proprio di uno stato di degrado che noi insieme adesso andremo a verificare. Vi presentiamo il presidente del comitato degli inquilini, il signor Luciano Vacca, che ci farà una sintesi dei motivi per cui abbiamo deciso di venire qui. Allora, facciamo prima una sintesi, poi elenchiamo le cose, perché l'elenco è l'elenco della spesa, quindi ci stanno tantissime cose. La sintesi è: questo palazzo è stato un palazzo costruito agli inizi del Novecento, come tutti quanti gli altri palazzi qua limitrofi. La differenza tra il palazzo di via Giulio Bellinzaghi, il quartiere, e gli altri è ben chiara, ma appena iniziamo, cioè proprio sulla facciata è ben chiara. Gli altri palazzi sono tenuti in un modo decoroso e non sono tutti privati, perché in via Giulio Bellinzaghi 6 ci sono ancora molti, o comunque diversi, inquilini dell'Aler, quindi è una metà. È un condominio misto. Sì. Okay. E lì l'Aler ha fatto degli investimenti, ha ristrutturato, eccetera. Invece qui, che è di proprietà dell'Aler, attenzione, sottolineo, è di proprietà dell'Aler, gestito dall'Aler, ancora prima dell'Aler è del IACP, certo, Istituto Autonomo Case Popolare, non è mai passato ad altri tipi di proprietà, è rimasto nelle mani dell'Aler, che oggi è un'azienda, oggi già da un bel po' un'azienda regionale. Avrebbero dovuto prevedere gli interventi per la manutenzione straordinaria, invece non l'hanno mai fatti. Quindi no, noi abbiamo, sono 30 anni che non mettono mano. Noi abbiamo un palazzo d'epoca, quindi ha superato i 50 anni, quindi è passato sotto il Ministero dei beni culturali, alla quale però interventi di carattere straordinario non sono mai, ma proprio mai stati fatti, se non ritocchi. Certo, la manutenzione ordinaria, quella là quotidiana di tutti i giorni, viene fatta, ma a che tipo di manutenzione ordinaria viene fatta? È manutenzione di carattere d'emergenza, poiché tutto è in degrado, ovviamente l'intervento viene fatto quando sta crollando, proprio per una situazione di sicurezza. Questo è quanto in termini di sicurezza. Poi converrebbe fare un giro dentro. Entriamo. Questi calcinacci qua cadono. Sì, sì. E quando non cadono, noi chiamiamo l'Aler perché stanno lì e viene l'Aler, li picchia e li fa cadere. Abbiamo da tempo chiesto la chiusura dei bocchettoni d'acqua, invece l'acqua viene buttata a terra, bambini che giocano, eccetera, ce la paghiamo tutti noi indifferentemente. Qui vedi, guarda, sono dei vetri, possono cadere, sono pericolosi. Guardate, qua giocano i bambini. Certo. Imperterriti, basterebbe mandare qualcuno e sfilarli, no? Scusa, cosa è successo? L'hanno bruciata. Qualcuno l'ha bruciata. Ed era una moto di qualcuno che abitava qui. Ah, una moto che l'ha bruciata. Ma adesso si è pulita perché è ha annerito tutto, è un anno che abbiamo chiesto di cambiare e non l'hanno fatto. In questa cantina c'è un letto e una motocicletta. L'impressione è che qualcuno qui ci dorma. Come scende, come sale le scale? La signora abita al primo piano? Sì, questa qua abita al primo piano e gli hanno fatto uno scivolo con mattoni. Pian terreno o primo piano? Pian terreno. Invece, un po' più su di me, al terzo piano c'è la mamma della Maria, che è quella un poverina può scendere proprio un po' più uscire. Terzo piano. Quanti anni sono? Questa è così. Vabbè, sono tanti anni che saranno 15 anni. È incredibile. Ovviamente l'Aler che dice? Dice, se loro chiedono, noi li trasferiamo.
Certo, ma magari li mandano a loro in ti sembra normale che ti sembra normale che prendi una persona di 70, 75, quanti anni ha? C'ha 82, 83. La prendi che è vissuta sempre qua, certo, e la porti in un altro posto. Qui a Pianterreno non c'è nessuna. Ma appunto, cioè, ma ce n'è? Ma se vai non te la danno. Quindi questa questi sono i famosi lavori del cronoprogramma. C'è un cronoprogramma, cioè di cose che non solo la custode, ma anche collaboratori dell'ALER esterni, le ditte, eccetera, eccetera, dovrebbero fare. Questo però non c'è nessuno che controlla la qualità di questi lavori che vengono fatti. Niente. Adesso, nessuno. Come sempre la custode, scusa, noi la paghiamo 8 ore intere, giusto? Sì. Sono 6-7 mesi che questa ci chiude 1 ora e mezza prima, perché va a mettere la posta in via Giuffrè. Però noi paghiamo. Noi paghiamo 36 ore settimanali. Certo. Perché noi no, perché la Cozzi, non so se voi la conoscete, la responsabile. È la responsabile dell'ALER, che lì non c'è la custode, allora ha incaricata questa ad andare a mettere la posta lì tutti i giorni. Io ammetto una settimana, 10 giorni, 15 giorni, la malattia, un mese. Nel provvisorio, dice lei, ma come misura definitiva? Sono 7 no? mesi. Cioè, sette mesi, che questa ci chiude alle 3:30-4, che devo chiudere alle 5:30. Insomma, io quel servizio lo pago. Certo. Questo è un altro servizio, ma ne potrei citare degli altri. Ad esempio, noi abbiamo visto adesso una cantina dove c'è un letto, sì, una branda con delle branda coperte. Una branda con tanto di coperte. Esatto. Ecco. Uno dei servizi che dà l'ALER, ma che noi in effetti non lo dà, ma noi lo paghiamo, è il tutoraggio. Cioè, oltre alla custode, l'ALER dovrebbe fare i giri ogni tanto a casa. Ma non viene nessuno. Su segnalazioni, dove ci sono situazioni particolari, ma in effetti sono dappertutto. E non lo fa mai. Ancora calendarizzato. Se voi andate a vedere l'organigramma dell'ALER, c'è un gruppo di lavoro appositamente creato per queste realtà con particolari problemi. Io non ho mai visto, tu hai visto mai qualcuno qua dentro? Io non ho mai visto nessuno. Adesso proprio sono anni, una il volta sabato, no. Io non ho mai visto nessuno. Una volta c'era l'ispettore, no, che passava, esatto, due o tre volte alla settimana, adesso non se ne frega nessuno. E gli appartamenti sfitti non venderli, cioè assegnarli, sì, però assegnarli con la condizione, poiché qua sono case del Novecento, sì, sono fuori sono norma. Certo. E non li possono queste attivare. Case qua non li assegnavano. Non li assegnavano più perché i lavori di ristrutturazione erano talmente notevoli che all'ALER non conveniva più. E adesso sembra, io ho letto. Li tengono sfitti? Qua sì. Ce n'è due sfitti. Ce n'è due anche da noi. Due ce ne stanno di là, alcuni ce ne stanno. Beh, da noi quello lì sulla mia scala è bellissimo. Poi la popolazione. È gente senza casa. Sì. Allora, fai una cosa, ma non solo gente senza metri apposta, ma dobbiamo pure pensare alle nuove coppie. Dici, cioè, per un anno, due, non mi paga la le famiglie numerose, possono venire pure gente un po' più con i soldi, certo, prendersele, metterle a posto, metterle a norma, fare gli impianti là idraulico. No, perché gli stranieri qua. E invece non è che non va bene, però io non sono anche questa è la questione. Però del, cioè questa è una cosa interessante, quando in un quartiere monoculturale iniziano ad esserci problemi di carattere sociale, certo, perché se in un quartiere come qua ci metti gli alcolisti, i tossici, gli immigrati, sì, ne fai un ghetto, cioè la situazione diventa esplosiva. Dobbiamo invece metterci pure delle persone che pagano regolarmente l'affitto, ovvio, sì, che vanno a lavorare regolarmente. La legge regionale questo direbbe. Che guardano un poco alla legalità, perché se è tutta gente è antisistema, qua non può essere. Qui è quella crepa che crepa, è stata creata quando hanno fatto questa casa. Ci hanno appiccicato quel palazzo nuovo. Esatto. A parer nostro sta crescendo. Sì. Però io sto qua da 2 anni, la signora è da tanti anni qua. Prima non c'era, quando hanno fatto sta casa? Quando arriva da giù, parte, sì, da giù e va su. Allora, siamo rimasti d'accordo con l'ALER che avrebbero verificato se sta crepa sta crescendo o meno. Invece non hanno monitorato. No, non hanno fatto ancora il monitoraggio, è da un anno.
allora, no, ma io allora dico all'Aler che gli costa mettere due vetrini e verificare se in un mese si aprono o meno. Perché è pericoloso. Assolutamente, potrebbe esserci un crollo all'improvviso.